Finalmente l'attesa è terminata. Dopo un rinvio per maltempo, un'attesa che non sembrava terminare mai. Il grande giorno è arrivato. 102 giugno 2019 di Marco Raboni per TG100 Web TV. Infatti, sabato 1 giugno, in 5 piazze del territorio, solo 4 nel comune di Cento, e sono Cento, Renazzo, 12 Morelli e Casumaro. La quinta piazza è il comune di Terradereno con Sant'Agostino. Ha preso il via il progetto La tua terra non è una discarica, promossa dall'associazione senza fini di lucro Resistenza Terra, già da noi presentata nella conferenza stampa di qualche settimana fa, a cui hanno aderito da subito il comune di Cento, il comune di Terradereno, Clara Spa Gestione Rifiuti, le Consulti di Cento, 12 Morelli e Casumaro. Di Casumaro hanno poi aderito altre realtà locali importanti che hanno fatto di Casumaro uno dei gruppi di raccolta più numerosi. L'appuntamento in contemporanea era fissato per le ore 15 nei luoghi indicati nella locandina informativa, come state vedendo. Per Cento l'appuntamento era fissato al percorso Vita. Tutto pronto quindi, i ragazzi di Resistenza Terra in riunione per gli ultimi ritocchi al tragitto. Da seguire, controllo degli attrezzi indispensabili per raccogliere i rifiuti abbandonati senza rompersi la schiena. La foto di gruppo, le ultime spiegazioni di Francesco Ballati di Resistenza Terra, il saluto di Clara Spa tramite le parole di Mary Lupino, componente del consiglio d'amministrazione, e dell'amministrazione comunale di Cento con il vice sindaco di Cento Simone Maccheferri. E via, si parte nella raccolta dei rifiuti abbandonati dai cittadini negligenti e con poco senso civico. Per documentare meglio questa giornata storica, abbiamo deciso, noi di TG100 Web TV, di seguire i vari gruppi sparsi per il territorio. A Renazzo abbiamo trovato i raccoglitori al Parco dei Gorghi, dove troviamo Vito Salatiello, noto sportivo locale, e ora l'impegno sociale nella L'impressione è che c'è consulta una di Renazzo. partecipazione Sentiamolo. anzitutto buona, visto anche tutte le proroghe che sono intervenute a causa del tempo. L'auspicio è sia di continuare con questo genere di attività e sia di creare un indotto di cittadinanza attiva con questo tipo di iniziative. Ecco, anche qui a Renazzo la risposta dei cittadini è stata ampia, come vediamo, Sì. specialmente dei ragazzi, perché poi questa iniziativa va verso ai bambini e ai ragazzi, perché un senso civico bisogna insegnarlo a loro prima di tutto. Sì, assolutamente la partecipazione giovanile è fondamentale perché poi l'attivismo si deve reggere su dei ricambi, anche su dei nuovi sentimenti, insomma. L'attivismo si posa su quello che la gente sente, di cui ha bisogno. Da Renazzo a Casumaro il passo è breve e qui, dopo la foto di gruppo, incontriamo Francesca Caldarone, presidente della Consulta di Casumaro e anima dell'evento, tanto che Casumaro è tra i gruppi più numerosi, potendo inoltre contare sul supporto logistico della APECAR di Vittorio Lodi, una persona molto conosciuta a La Casumaro. tua terra non è una Sentiamo discarica, ideata Francesca. da Resistenza Terra con il patrocinio del comune e di Clara. La consulta è stata tra le prime ad aderire a questo progetto perché ci crede, vuole dare un grande segnale, un segnale di sensibilizzazione al problema dell'abbandono dei rifiuti, perché al di là del fatto che ci sono dei servizi da migliorare, noi crediamo molto nell'educazione, nella civiltà della gente. Vorremmo trasmettere questo messaggio ai più giovani, ai ragazzi, vorremmo insegnare che la terra è una sola e va rispettata. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere quasi, insomma, la maggior parte delle associazioni del paese, devo dire che hanno aderito tutti con veramente grande entusiasmo. Vorrei citare l'Avis di Casumaro, l'ente Fiera, Calcio Casumaro, la Sagra di Casumaro, la Biblioteca Eleana Ardissoni, gli Scout di Casumaro, ovviamente noi come consulta. E devo dire che siamo stati davvero, abbiamo partecipato numerosi, ci siamo divisi in tantissimi gruppi e abbiamo cercato di ripulire nel possibile il territorio, visto che purtroppo le piogge non ci hanno aiutato, i fossi sono ancora pieni d'acqua, e speriamo che questo sia un inizio di un grande percorso da poter continuare, insomma, anche in futuro. E soprattutto per noi la cosa importante è dare il segnale di sensibilizzare i ragazzi a non abbandonare nulla in terra.
Perfetto, tutto perfetto. Poi sappiamo che ci tieni, perché qui a Casalmaggio c'è stata una grande partecipazione, vi siete divisi in più gruppi, avete coperto un territorio molto, molto vasto, ma anche con delle curiosità. So che tieni a ricordare il fatto che adesso è arrivato un vostro con la Pecar, che vi diciamo così, è stata una specie di ammiraglia per tutti voi che a piedi, guanti, sacchetti avete ripulito buona parte del territorio di Casumaro. Esatto. Vogliamo ricordare la Pecar? Allora niente, io ringrazio Vittorio Lodi, è stato l'ideatore di questa fantastica idea, e lui con la Pecar ha praticamente coordinato i vari gruppi che si sono suddivisi sul territorio, portando loro l'acqua fresca, tutti i ragazzi che hanno partecipato, raccogliendo i sacchetti che risultavano troppo pesanti, e quindi abbiamo avuto anche l'ape car che girava per il paese. Una cosa che ci tengo a dire è che noi di Casumaro, anche se l'iniziativa è stata ideata dall'amministrazione, col patrocinio dell'amministrazione di Cento, siccome noi a Casumaro non ci sentiamo cittadini di Cento, Bondeno fino all'Emilia, e non crediamo ai confini, ci sentiamo casumaresi, abbiamo deciso di oltrepassare i confini e di andare anche nella zona di fino all'Emilia di Bondeno, perché per noi Casumaro è un paese unico, e quindi non siamo rimasti solo qui nel territorio centese, ma abbiamo girato insomma tutto Casumaro per dare il segnale a tutte le persone di una comunità unita. Diciamo che un impegno per l'ambiente a 360 gradi, senza guardare i confini. Sì. Assolutamente sì. Sì. Poi di corsa verso Cento per la conclusione, facendo tappa a 12 Morelli, dove c'è ad aspettarci Gloria Guaraldi e il presidente della Consulta di 12 Morelli, Manuel Govoni. Un'iniziativa bellissima, dove hanno partecipato anche le famiglie con i bambini, i quali bambini si sono divertiti tantissimo, ed è stato proprio bello vedere la loro emozione e più che altro il loro stupore che hanno avuto quando hanno trovato tutti i rifiuti per terra, stupendosi di come la gente veramente inquina. Infatti loro proprio disprezzavano queste persone, e spero che in un futuro, quando loro saranno più grandi, capiranno che queste cose non sono da fare, perché devono pensare al bene della loro terra. Infatti il messaggio che si voleva dare con questa manifestazione era proprio questo, verso i bambini, ma proprio sensibilità ai bambini, che queste cose non si debbano fare. È vero, Presidente? È vero. Purtroppo, devo dire che purtroppo è stato un successo, nel senso che vedere così tanti sacchi di roba abbandonata in giro per le vie non è una bella cosa. Però l'unica cosa è che i bambini sono stati bravi e speriamo che facciano meglio degli adulti. Dopo 12 Morelli e la foto di gruppo, di corsa verso Cento per la conclusione di una giornata storica. Qui incontriamo anche Vannina Picariello, presidente della Consulta di Cento Penzale, anche lei molto attiva nel progetto. Chiudiamo questa giornata storica con le considerazioni di Francesco Ballati di Resistenza Terra, che ci spiega come è nato il progetto e gli obiettivi futuri del gruppo. Grazie, ti ringrazio per la domanda. Il tutto è nato per sensibilizzare le persone a noi vicine, soprattutto i giovani. Infatti è partito da questa mattina col progetto ISIT Green, e praticamente siamo andati con i ragazzi dell'ISIT a cercare di ripulire le zone un pochino sporche della nostra scuola principale di Cento, scientifica. Abbiamo continuato oggi pomeriggio con una gran partecipazione, abbiamo contato all'incirca un centinaio, 140 persone, tra 100 e le frazioni. Massimo impegno da parte di tutti. E sulla domanda da cosa è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata appunto perché abbiamo osservato ciò che ci circonda. Ciò che ci circonda è il verde alla fine. Siamo ragazzi di campagna, viviamo qua, ma questo verde lo vediamo sempre più sporco, sempre più inquinato. E vediamo che la nostra natura e tutto ciò che ci circonda lo butta fuori. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere le persone, e le persone hanno risposto. Siamo soddisfatti, ma speriamo che questo sia un primo passo, perché quello che vorremmo sarebbe non buttare le cose per terra, non doverle raccogliere. Ecco, la partecipazione è stata, come tu ricordavi, è stata molto importante, a parte le persone, ma i tanti giovani che comunque hanno partecipato, quindi si prende coscienza che l'ambiente e il suo, diciamo così, trattamento comincia ad essere un problema.
sì, è un problema ormai agli occhi di tutti, e ci fa piacere che ci si muova, si muova il comune, si muova Clara, non è scontato neanche questo. Speriamo di continuare nelle collaborazioni e di coinvolgere sempre più giovani, perché sono le generazioni future che devono fare qualcosa in più e che possono coinvolgere maggiormente anche le generazioni un po' più in là, diciamo. Ecco, adesso con Resistenza Terra, il futuro, e da quello che ho capito fra qualche giorno ci saranno i dati della raccolta, perché questo è anche importante. Ecco, un po' il discorso sul futuro di Resistenza Terra. Esatto, lunedì cercheremo di comunicare, grazie appunto ai ragazzi di Clara, i dati in peso dei prodotti raccolti, dei rifiuti raccolti, che poi alla fine sono materie prime seconde, quindi non è un vero e proprio scarto, è tutta materia prima che deve essere rielaborata, quindi focalizziamoci anche su questo, sul riuso, sul riutilizzo delle cose, sul fatto che quello che noi buttiamo ora è inutile, ma potrebbe avere una vita futura. Quindi continueremo così a proporre attività. Le prossime collaborazioni sono con i ragazzi dell'associazione Girasole, che ci hanno chiesto appunto di aiutarli per cercare di avere meno impatto nell'organizzazione dei loro eventi, per cui a luglio saremo con loro e siamo felici anche. Perfetto. Di questi Vice giovani sindaco, che si muovono. Simone Maccaferri, ascoltiamo le parole dell'entusiasta di questo successo. È importante perché mira a cambiare il modo di pensare dei cittadini, è un'operazione di civiltà, di senso civico. Voglio sottolineare anche quello che i ragazzi di Resistenza Terra hanno fatto questa mattina con le scuole a Luzio Basso Borgatti, dove hanno coinvolto gli studenti per la pulizia delle aree anche distanti da scuola, quindi muoversi con l'educazione, muoversi con il coinvolgimento dei più giovani, delle famiglie è importante, sono attività che in altri comuni anche dei limitrofi avvengono già da anni, nel nostro territorio comunale centese non era mai accaduto, è la prima volta, quindi ben venga che un'associazione del territorio promuova un'iniziativa di questo tipo e il comune non può che essere fautore, promotore e sostenitore di queste attività. Anche perché con queste manifestazioni che vediamo alle sue spalle, signor Vice Sindaco, che sta riconoscendo un buon successo, un grande successo questa manifestazione, serve anche per sensibilizzare il senso civico che in alcune persone veramente non c'è. Assolutamente, dobbiamo dare l'esempio, noi per primi, e dare l'esempio è importante perché in effetti tanti sono i fenomeni di abbandono dei rifiuti o di comunque mal gestione da parte dei cittadini dei rifiuti, cosa che deve cambiare, e questo è un modo anche per farlo. Comunque non è una manifestazione circoscritta solo a capoluogo o a Cento, è una manifestazione che si sta in contemporanea realizzando sulle anche altre frazioni del territorio, segno che questo è un argomento che è sensibile. Sì, beh, dopo ci sposteremo a Renato, a Cimorelli, a Casumare, anche nelle altre frazioni che hanno aderito a questa iniziativa, importante perché tutto il territorio è unito nel contrasto a questo fenomeno e nel voler sviluppare il senso civico della nostra comunità. Molto bene. Andiamo con il gazebo di Fidas, che ha allietato i partecipanti con pane e salsiccia, un classico pane e salsiccia delle nostre terre. Sentiamo quindi il vicepresidente di Fidas, Paolo Dasinari. Perché oltre a buon sangue noi anche cerchiamo di aiutare i nostri donatori, e non perché noi probabilmente vogliamo fare così un po' di volontariato, anche nel senso di incentivare anche chi non dona sangue a farlo, o perlomeno a rendersi partecipi della nostra, diciamo, pubblicità nei confronti di tutti. Ce n'è sempre bisogno, quindi noi siamo qui, qualsiasi volta che ci chiamano partecipiamo, e quindi bello stare in compagnia. Poi dopo, come dico, se qualcuno vuole conoscere un po' di più l'associazione, noi siamo disponibili per dargli tutte le informazioni possibili. Esatto. Quindi ogni occasione, diciamo che è buona, perché purtroppo anche lì nel volontariato i soldi purtroppo servono per fare qualsiasi attività di propaganda, di attività che possa mandare avanti l'associazione in qualsiasi senso, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista così di stare insieme agli altri conviviali. Ecco. Molto bene, grazie Paolo. Prego. Mary Lupino di Clara Spa, che da questa
iniziativa cerca il contatto diretto con la gente e con gli utenti, capendo l'importanza dell'informazione e della comunicazione. Giusto per spiegare un attimo il senso dell'iniziativa, io sono Mary Lupino e sono di Clara. Come diceva prima il nostro caro amico, noi siamo contentissimi oggi di avervi tutti qua. Questo però ci teniamo a precisare che è solo l'inizio di un percorso che faremo tutti insieme, perché è già previsto un'altra iniziativa questo autunno. Qual è l'obiettivo che ci poniamo con queste iniziative? Quello di sensibilizzare sul tema dell'abbandono dei rifiuti, di fare informazione, perché al di là delle multe e della coercizione, tutti questi temi di cui si parla spesso, quello che a noi interessa e che sta più a cuore è quello dell'educazione e dell'informazione. Se noi sensibilizziamo i cittadini e tutti quanti noi ci sentiamo protagonisti del nostro territorio, se abbiamo questo atteggiamento, allora cresceremo dei bimbi che diventeranno degli adulti che saranno sensibili a questi temi. Perché laddove la differenziata produce dei risultati importantissimi è proprio dove ci sono cittadini che sono molto sensibili a questi temi. Quindi abbiamo deciso di cominciare e continueremo in futuro, ma soprattutto l'altra cosa importante è che insieme a noi ci sono altri gruppi a Renazzo, a Casumaro e a 12 Morelli che faranno la stessa nostra iniziativa. Quindi un'occasione per parlare di ambiente, di rifiuti e per socializzare. E vi do appuntamento già alle prossime volte e ci tengo anche a dirvi che noi come Clara siamo a disposizione, se avete delle critiche le accogliamo, ma anche se avete degli accorgimenti, delle proposte da farci, perché io sono a disposizione come Simone, che ovviamente rappresenta qui l'amministrazione, perché spesso e volentieri mi vengono a citofonare, a chiamare a casa e mi dicono in quella via c'è questo problema, in quell'altra via c'è questo problema. Quindi secondo me tutti insieme riusciremo meglio, insomma, a superare anche le varie criticità che ci sono sul nostro territorio. E altra cosa, e poi mi taccio, è questa: purtroppo avevamo previsto che sia a 100 e nelle varie frazioni, a ricordo di questa bella giornata, dovevamo piantare un alberello. Però siccome abbiamo parlato con i vivaisti e la terra è troppo bagnata e mi hanno spiegato anche, perché non è che mi intendo, che non era il periodo migliore per piantare, siccome non facciamo le cose tanto per farle e soprattutto per fare le fotografie, abbiamo rimandato il tutto a quest'autunno, ma sono già stati insomma preventivati e quindi quest'autunno faremo anche questa cosa che secondo me è estremamente carina. Grazie a tutti. E sulle parole della dottoressa Mary Lupino, noi amici vi salutiamo dandovi appuntamento come sempre con i servizi di TC100 Web TV.